Buongiorno a tutti, vi presento il video di Luca ed Emanuele in pista motorpark sul bagnato. Gas! Come tanti qui al motorpark, non c'è più Luca, però il tempo sembra migliorare, le previsioni sono buone. Luca ed Emanuele arrivano in pista e come sempre iniziano a preparare il loro video. Mentre Luca ed Emanuele preparano le loro moto, io preparo tutta la prefettura per girare il parco del giro. Siamo tutti carichi a palla e quindi tra poco si inizia. È uno dei primi sabati d'autunno, c'è poca gente, soprattutto la mattina. I bambini sono tutti a scuola, le condizioni ideali per fare delle belle immagini. Ormai ci siamo, Luca è pronto, sale sulla moto, così anche Emanuele. Ci avviamo in pista. La pista, come vedete, è appena umida, si riesce già a girare con le gomme slick senza problemi, naturalmente. Procede tutto al meglio. Il tempo è ancora un po' grigio, ma, ripeto, sembra migliorare. Iniziano le prime impennate di Luca. Ma ragazzi, cosa succede? È tutto bagnato. Stop, 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 fermi tutto. Facciamo un passo indietro e controlliamo. In effetti Luca si era fermato qualche giro prima e mi aveva detto: cazzo Jarno, iniziano a venire giù due goccioline. Speriamo bene. Aia, a me mi pare che sta a piovere. Ormai è iniziato a piovere, purtroppo. Luca ed Emanuele iniziano a discutere sull'eventualità di montare le gomme da bagnato. Luca è convinto, lui è esperto e bravo sul bagnato, ha già corso. Per Emanuele invece sarebbe la prima volta. No dai Carlo, non sono pratico, no, non me va. A centurè, t'ho detto che cambiamo ste gomme. Vabbè, se insisti, non ti cazzarlo. Arriva il momento di ripartire. Le gomme sono montate, la frizione è leggermente abbassata. Entra Luca, entra Emanuele, vedete come piove, veramente, veramente tanta acqua. Emanuele parte con calma, deve prendere le misure alle nuove condizioni, mentre Luca è molto più arrembante e si prende anche qualche rischio. Così, Emanuele continua a prendere confidenza, mentre Luca già si diverte e tiene un ottimo passo. Luca è nettamente più veloce di Emanuele, regala spettacolo, ma Emanuele continua a progredire. Sono completamente diversi, Luca è aggressivo, guida la moto sul bagnato praticamente come se la pista fosse asciutta, mentre Emanuele è più pulito, più riflessivo, ma inizia veramente a diventare efficace. Vedere, riesce anche a sopravanzare Luca. Inizia una bagarda spettacolo. Emanuele è in palla, Luca è sempre più aggressivo,
entrambi si prendono qualche rischio. La bagarre è accesissima. Insomma ragazzi, una giornata veramente bella, i ragazzi si sono divertiti come i matti, il grip era ottimo anche sul bagnato, hanno fatto registrare dei notevoli tempi sul filo. Ci vediamo al prossimo video, ciao! Prima di lasciarvi andare vogliamo regalarvi questo giro on board di Luca, veramente spettacolare. Thank you.